Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Mi è stato chiesto di realizzare un tavolo che fosse allungabile. Mi sono un po' informato, visto che sul mercato sono presenti tantissimi prodotti di tipo di ferramenta per realizzare appunto tavoli allungabili. Io avevo però la voglia e anche la necessità di realizzarlo completamente in legno. Ho quindi pensato di realizzare un incastro a coda di rondine che però fosse scorrevole, allungabile, quindi una sorta di binario proprio costituito da un maschio e da una femmina a coda di rondine. Vedremo in questo video come la realizzazione di questo tipo di incastro scorrevole è davvero semplice e veloce. Io ho utilizzato i miei macchinari, quindi ho utilizzato la lama della sega circolare della combinata, ma voi potete utilizzare tranquillamente anche la lama del banchetto sega portatile che avete nei vostri laboratori. Vedrete come realizzare questo tipo di manufatto è davvero rapido e veloce. I passaggi sono molto semplici e soprattutto non necessitano di tante regolazioni della lama. È necessario regolare una sola volta l'inclinazione della lama e soprattutto una o barra due volte l'altezza della lama stessa per poter realizzare i fianchi della coda di rondine e quindi automaticamente anche i fianchi della femmina della coda di rondine e poi l'altezza della base della coda stessa. Quindi poche regolazioni, pochi elettroutensili, però per la realizzazione di un manufatto davvero interessante e dalle molteplici utilizzazioni. Io lo utilizzo per appunto crearmi i binari per il tavolo scorrevole, ma può essere utilizzato per tante altre applicazioni. La prima che mi viene in mente, ad esempio, è una porta scorrevole. A questo punto noi ci vediamo il video, ci vediamo alla fine per i saluti e per il momento sigla. Per poter realizzare un incastro di questo tipo, scorrevole a coda di rondine, è necessario procurarsi due blocchetti di legno massello. Io ho trovato e utilizzerò due blocchetti di legno di Iroco. Questi due blocchetti è necessario che siano perfettamente levigati, con le facce e perfettamente a squadro. Il primo passo che andremo a compiere sarà quello di tracciare sulla testa del pezzo le linee necessarie a stabilire l'ingombro della coda di rondine e lo spessore della base dell'intero incastro. Io normalmente lascio un centimetro come base e questo è un blocchetto 7x4, lascio 2 cm per parte, quindi alla fine mi verrà una coda con una base di 3 cm. Come vedete ho realizzato le tracciature, abbiamo da una parte l'ampiezza della base e dall'altra le inclinazioni a 14 gradi della coda di rondine. Adesso non resta che andare al bancosega e iniziare a levare tutta questa parte in eccesso. La semplicità nella realizzazione di questo incastro risiede nel fatto che, effettuate le tracciature in maniera precisa, poi comunque tutte le operazioni vengono svolte con una medesima macchina, in questo caso la sega circolare, e soprattutto una volta impostata l'inclinazione della lama e la sua altezza, questa non varia nella realizzazione del maschio e nella realizzazione successiva della femmina. Adesso, tramite l'uso di un semplice goniometro digitale, andiamo a regolare la lama a 14 gradi, che è l'inclinazione della coda di rondine. Ora non mi resta che effettuare i primi due tagli esternamente alle tracciature della coda di rondine e poi realizzerò gli altri per poter eliminare appunto la parte in eccesso e avremo realizzato il maschio della coda. Come avete visto, abbiamo realizzato i due tagli, quindi la coda è perfettamente definita. Ora non ci resta che tagliare questi due pezzi qui, eliminare la parte in eccesso. Il prossimo passo che vado a compiere è regolare l'altezza della lama proprio per andare ad eliminare questa porzione di materiale. Mi sistemo la guida laterale
posso procedere con il taglio. Come vedete, la coda di rondine è stata realizzata. È rimasto un leggero eccesso di materiale qui nell'angolo, che comunque andremo a eliminare con un paio di colpi di scalpello. Realizzato il maschio, puliti perfettamente tutti gli angoli, non resta che realizzare la femmina. Dato che abbiamo due blocchetti perfettamente identici, non dobbiamo far altro che posizionare il maschio sopra il blocchetto da cui vogliamo ricavare la femmina, dopodiché non ci resta che tracciare con una matita a punta fine i contorni del maschio e ricavare poi così, sempre al bancosega, la femmina. Abbiamo a questo punto realizzato le tracciature per la femmina e adesso con la medesima impostazione di lama, sempre a 14 gradi, andremo a eliminare la parte in eccesso all'interno e realizzeremo la femmina. Adesso vado a fare un paio di test per regolare perfettamente l'altezza della lama, poi mi sposterò progressivamente in modo tale da andare a eliminare una buona porzione di materiale. Dopodiché girerò il pezzo in questo modo e eseguirò il medesimo tipo di taglio in modo tale da eliminare completamente la parte di materiale in eccesso. Ok ragazzi, abbiamo realizzato la femmina. Come vi avevo detto, ho fatto vari passaggi al bancosega, poi ho girato il pezzo dall'altra parte e ho realizzato la femmina. Il passo successivo è, prima di controllare che in realtà gli incastri funzionino correttamente, è quella di andare a ripulire la parte interna, diciamo, la base di scorrimento all'interno della femmina, perché sicuramente ci sono tutti quei piccoli dentini che la lama della circolare lascia. Amici, dopo aver ripulito la base della femmina, aver eliminato appunto i denti lasciati dalla lama della circolare, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon lavoro. Perfetto, esattamente il risultato che volevo ottenere. Mi serviva proprio questo tipo di scorrevolezza. Ragazzi, anche per questa settimana il video è finito. Come avete visto, abbiamo realizzato con pochi semplici passaggi un incastro molto utile a scorrimento che io utilizzerò per la prolunga di un tavolo allungabile, ma può essere anche utilizzata ad esempio per porte scorrevoli. Ad ogni modo, dicevo, una lavorazione piuttosto semplice perché può essere realizzata tramite l'uso di un solo elettroutensile. In questo caso io ho usato la lama circolare della combinata, ma lo potete realizzare anche con un semplice banchetto. Tra l'altro è necessario regolare una sola volta l'inclinazione della lama e la sua altezza per realizzare sia il maschio sia la femmina della coda di rondine. Quindi una lavorazione rapida, veloce, ma devo dire anche di una certa soddisfazione. Io vi ricordo che nel mese di ottobre, adesso credo verso metà mese, dovrebbe uscire l'articolo sulla rivista Legnolab nel quale trattiamo la realizzazione del banco pieghevole di cui al video della settimana scorsa. Se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione. Grazie per essere stati con me. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto. Buona giornata, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!